cosa dite? Che si capisce che proviene dalla scuderia di Vasco Rossi, ha suonato con lui per 8 anni, scrivendo per lui, ma anche per Patti Pravo, per Irene Grandi. Signori, torna a salutarci con Stupida per te, splendida canzone, davvero sognatrice. In questo momento abbiamo davvero bisogno anche di sogni. L'abbiamo anche su Skype, guardala lì, Pia Tucito, ciao! Ciao Sammy, ti vedo in forma. Comunque te sei sempre un grande. È un onore avere la Pia Tucito. Poi siamo proprio nel tuo, nella tua casa e studio di registrazione. Dietro di te c'è una batteria. Sì, poi sono studiolo, casa mia non è questa, però c'ho la batteria, perché sennò la batteria non la potrei suonare. Mi cacciano dal quinto piano di Bologna immediatamente. E quindi è uno studio dove io ho questa batteria che mi sono comprata da una mia amica, era andata a prendere dell'olio e c'aveva questa batteria in camera e gli ho detto: guarda, quanto costa? E a quel punto io me la sono portata via insieme alle bottiglie dell'olio, quindi capisci? E ho iniziato a suonare. E vai, e vai. Allora, chi vuole entrare in diretta, sono le 13:45, potete chiamare 0266203529, perché lo sai, Pia, noi siamo una radio di informazione. In questo momento, mai come in questo momento, è importante fare informazione, ma soprattutto ascoltare la gente, perché l'informazione mi pare che ci sia in questi mesi e anche fin troppa. A proposito, fammi capire, tra poco poi parliamo del pezzo, dell'album, eccetera. Fammi capire qualcosa del tuo pensiero su questo momento di lockdown. Prima stavamo scherzando sul fatto che non si potrà andare a sciare, che è una stupidata, ragazzi, però cioè, fa pensare che ora il governo ci impedisce di andare a sciare nonostante siano stati approvati i nuovi protocolli anche lì, ragazzi, come nei bar, come nei ristoranti, cioè ci sono dei protocolli ufficiali approvati dalla conferenza delle regioni, per cui è chiaro, non si ripeteranno più le scene che abbiamo visto mesi fa con gli sciatori tutti attaccati. Non lo so, io sono molto molto diviso nel pensiero, anche sta cosa qua dei vaccini, che un tizio del partito di Renzi ha detto che ci vorrà il patentino del vaccino persino per entrare nel bar. E a me viene da piangere su questa cosa, perché da una parte penso che sia anche giusto vaccinarci, soprattutto magari chi è avanti con l'età, e dall'altra dico, ma davvero ci vogliono catalogare se tu non hai il vaccino e cercherai lavoro? E no, se non sei vaccinata io il lavoro non te lo do. Pia Tucito, dimmi te se forse sono un po' esagerato, perché lavoro RPL e sento tantissime voci ogni giorno. Qual è il tuo pensiero su questo fronte? Siamo vittima di un'informazione forse davvero esagerata. A parte esagerata, e poi io invece di fare queste leggi o queste cose che hanno un senso lo trovano lì per lì, perché ci sono cose troppo incongruenti, cioè sono chiuse le cose, sono aperti i parrucchieri, cioè ci sono cose che non vanno bene. Invece fare così, disinfetterei gli ambienti ospedalieri, ieri abbiamo fatto una puntata sulla ionizzazione con mio fratello che è un ricercatore, fra l'altro ti darò anche il contatto, ionizzazione dell'ambiente, depurazione dell'ambiente, perché gli ospedali e tanti altri posti pubblici dove noi dovremmo essere tranquilli e sicuri di entrare e sono proprio lì che ti ammali. Quindi invece di andare a pistolare non puoi sciare, che sciare ma chi ti becca, capito? Ma neanche camminare per la strada nei parchi, poi non tenere la mascherina invece per la strada sì. Ma insomma, se non c'è nessuno, allora è nell'aria, allora se è nell'aria allora è un altro problema, va bene? E quindi c'è poco da dire, c'è da mettersi le mani nei capelli, perché siamo governati da una branca di incompetenti per quanto mi riguarda. Poi non voglio fare commenti ulteriori, perché hanno distrutto la musica, hanno distrutto tante cose, perché ricordati che quando facevano le battaglie c'era sempre quello con la trombettina che dava la carica. Quindi la musica è una cosa molto importante, anche nei momenti così tragici, ok? Perché ci sono delle cose veramente paradossali. Io invece, come dicevo prima, penserei più a sanificare degli ambienti
ci possono essere dei tamponi che ti fanno vedere quanto è inquinato un ambiente, quanti batteri ci sono. Quindi queste cose vanno fatte, non le stupidaggini che ci si nasconde dietro un dito. Siamo abbastanza ridicoli e credo che non so come ancora nessuno si sia rivoltato da questa pentolone di marasma. Boh, non lo so, mi meraviglio perché in ogni epoca storica c'è sempre stato quel personaggio un po' controcorrente che ha portato, penso, non so, poi ognuno ce la pensa come fare. Cara, vedi, in un minuto hai liquidato un po' il pensiero di migliaia di persone che in questo momento ci stanno sentendo. Certo, ogni tanto qualcuno pensa di alzare la testa e di dire un pensiero diverso, come ha fatto Crisanti l'altro giorno sul vaccino, dicendo no, io non mi vaccino perché secondo me non è ancora sicuro. E l'hanno coperto di ingiurie e di risate. La stessa cosa, se provi a fare una manifestazione o qualche cosa in questo momento, a parte che non si può fare, immediatamente ti danno del fascista, del nazista o soprattutto finisce sempre in ista, del negazionista. Ma va bene, signori, voi del mondo dello spettacolo siete veramente figli di un dio minore. Io ricordo, ce ne sono state di manifestazioni come quella con i bauli in Piazza Duomo a Milano chiaro, avrete una mancettina voi dello spettacolo, ma molti neanche questa, perché ricordiamo, lo spettacolo non è soltanto la grandissima Pia Tuccito, ma anche tutti coloro che lavorano con te quando sei sul palco, chi si occupa del mixer, delle luci, dei biglietti, cioè c'è un indotto bellissimo di gente che davvero ci campa, che è assolutamente dimenticato, lasciato fuori, mancettato. Sam, io mi concentrerei proprio per depurare l'aria, i locali, ecco, solo quello ti basta che stai bene, perché non serve avere una mascherina quando puoi prendere, essere contagiato dagli occhi, dalle orecchie e da tante altre parti, quindi questa mascherina che ti danno, poi chi se la fa la moda, chi non se la fa la moda, servono fino a un certo punto, è la depurazione dell'aria che conta, è quello che voglio dire, quindi degli ambienti, logicamente, ci sono Guarda che, perdonami, questa cosa è un'altra delle cose assolutamente dimenticate, ad esempio sui mezzi pubblici, lo ricordiamo, non è stato fatto assolutamente niente per migliorare la situazione dei mezzi pubblici e quando torneremo tutti quanti al lavoro, perché adesso siamo tutti in diretta da casa, facciamo Skype, facciamo remoto, eccetera, sarà ancora uguale. Ci si infetterà nuovamente sui mezzi pubblici. Il governo su questo fronte non sta facendo niente se non chiudere, chiudere, chiudere i ristoranti che hanno speso un fracco di soldi per adeguarsi alle nuove linee. Bravo, e poi ti devo dire, io quest'estate sono andata da Bologna, sono arrivata fino a Siracusa. Se ti dovessi dire gli autogrill in che stato pietoso erano, non avevo voglia di andarci, capito? Quindi questo è inutile che facciano tanti discorsi. È quello lì che ti dicevo prima, non mi voglio ripetere. No, 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 ragazzi, mandiamo naturalmente un abbraccio a tutti coloro che lavorano o lavoravano in questi esercizi pubblici. Proprio tra 10 minuti ci collegheremo con un ristorante della Brianza che sta Grazie. cercando di campare attraverso il catering, attraverso il delivery. Ti puoi immaginare come campano. Ma intanto, signori, fammi dire qualcosa su Pia Tuccito. Siamo al terzo singolo estratto dal tuo nuovo album. Questo pezzo Stupida per te davvero è da ascoltare e riascoltare. Poi c'è un video veramente bello. Un amore che ritorna, ecco, che ci fa sembrare un po' tutti quanti che ci siamo passati anche noi da questa storia. Davvero, ragazzi, visto che abbiamo purtroppo un po' di tempo, siamo quasi tutti chiusi in casa, andatevelo a riascoltare. Stupida per te, Pia Tuccito su YouTube. Poi è chiaro che se mi piace questo pezzo va scaricato come l'intero album. E penso che sia una storia che sia successa a chiunque di noi, un amore che ritorna e fu una speranza positiva per una vita insieme per sempre. Che cosa ci hai messo dentro? Perché ognuno poi ci ricava qualche cosa, hai capito? È molto semplice, guarda, è l'attesa di un incontro, di un rincontro, ma le persone stanno insieme,
Cioè, per esempio, uno lavora, sta via 2 o 3 mesi, che ne so, c'è tanta gente che lavora all'estero e poi rientra. Ecco, questo è il ritorno, l'attesa, che è molto più bello dell'incontro certe volte. E poi è stato girato, grazie a Giuseppe Porisini e Fabio Fiandrini, nello splendido Salento, dal Bar del Mono. Guarda, ci sono dei posti meravigliosi, con Franco Simone, un mio carissimo amico, che ho chiamato, e è stato al gioco, guarda, è un cantautore ad altissimi livelli di un'umiltà mostruosa, che ha accettato proprio a scatola chiusa di essere il mio partner in questo video. E devo dire che ci è riuscito benissimo, è molto magico. Io me lo sono dedicata perché lì mi rappresento molto. Dall'inizio, quando c'è quelle Polaroid, sono io così, il ricordo che ha una persona di me, che io sono un personaggio solare, sono un personaggio tosto, insomma, mi piace che il sorriso sfondi i muri in questo poi momento di difficoltà, però. Ti assicuro che è anche bello sorridere anche. E guarda, se vai nei paesi tipo Brasile, la gente sorride, cioè la maggior parte della gente è povera, ma sorridente, problemi, sempre fuori con il sorriso, capito? C'è gente che ha tutto, io ho conosciuto gente piena di soldi, sempre depressa con musi lunghi. Questo delle volte, questo aiuto al sorridere fa bene, perché se ti vai per la strada e vedi uno, invece ora si vede tutta gente che ti schiva. Cioè, ho capito che bisogna stare lontano e sono d'accordo, però si può stare lontano con un sorriso, non sempre con queste facce incarognite che nessuno, capito? La paura. Ci hanno fatto venire paura, Pia, si ha paura ora di ogni cosa e veramente stiamo diventando un popolo triste. Per questo ci vuole davvero che si abbia la forza e il coraggio di alzare la testa senza chiaramente non rispettare le leggi, ci mancherebbe altro. Però, ragazzi, se non lo facciamo adesso, rischiamo davvero di non riprenderci più. Chiaramente, soprattutto sul fronte dell'economia, e chiaramente voi che ci state seguendo da tutta Italia in questo momento avete questa bellissima opportunità: andare a ricercare gli artisti come Pia Tuccitto che girano su RPL. Questa canzone, Stupida per te, ma c'è un intero album di un'artista dipinta. Mi pare che sia stato lo stesso Franco. Eccolo lì, guarda, a proposito di dipinta, eccolo lì, perché lei dipinge pure, Pia, tu dipingi, dipingi. Ma guarda, io ho creato questo personaggio, la Rocker, che è un soprannome chiamato Lo Spericolato, e in un momento che non stavo tanto bene fisicamente, l'ho disegnato in una maglia e poi ho detto: ma perché non farlo mettere come copertina? E poi c'è dietro questa foto, invece, dove sono al Museo della Musica di Bologna, dove sono alla Rocchettara, si vede, sono io. Sono io, sempre con le. Figata, figata signori, figata, l'altra faccia del rock, così ti ha dipinto, mi pare, lo stesso Franco Simone, che salutiamo perché lo ricordiamo con tanto, tanto amore, i suoi pezzi e sono immortali. E allora, io prima di tutto faccio le ordinazioni. E il 33 giri certamente, perché ormai abbiamo tutti un giradischi a casa, siamo ritornati alle origini, vogliamo sentire il rumore del disco, della puntina, e poi la maglietta dipinta personalmente da Pia Tuccitto XXL, perché mi piace stare largo, diciamo così. Comunque, chi lo volesse acquistare sul mio sito piatucito.net c'è il vinile, il CD e la maglia. Quindi, se andate lì, ci sta. Sì. Ci sta, ci sta, ci sta, signori. E tutte le informazioni chiaramente sul sito di Pia Tuccitto, ma anche su Facebook, su tutte queste cose super internettare, sei assolutamente attiva, ti trovano facilmente. Assolutamente sì. Se poi sei interessata a quel discorso della ionizzazione e depurazione dell'aria, ti posso mettere in contatto con mio fratello, che è un ricercatore. Tra l'altro, lui ha inertizzato l'amianto, inertizza l'amianto con un brevetto che ha creato lui in 15 minuti. Quindi è una cosa anche molto interessante. Se vuoi, dopo ti lascio il contatto. Molto, ma molto volentieri. Tu non immagini quanti ascoltatori che sono interessati su questo fronte, perché adesso non vogliamo strumentalizzare ogni cosa, però a proposito che il governo ha tralasciato di fare molte situazioni, e questa appunto della purificazione degli ambienti è una di queste al 100%. Pia Tuccitto, io ti Grazie. bacio da lontano.
Grazie, rock and roll, sei un grande, grazie di cuore. Rock and roll con Pia Tucito, sempre in programmazione su RPL. A prestissimo, ciao! Ciao, 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 ciao.